Cari amici di Mr. Gadget, buona giornata e bentrovati. Credo che non resterò a lungo, non impiegherò due settimane come spesso accade quando facciamo i confronti per mettere uno di fronte all'altro X6 Edge e LG G4, ovviamente Samsung Galaxy contro LG G4. Vediamo subito le differenze fondamentali tra i due prodotti che rappresentano i top di gamma per quanto riguarda Samsung e LG di questa stagione. Già in effetti è un po' difficile riuscire a fare una vera differenza, una vera comparazione tra due telefoni che secondo me sono quasi di una categoria diversa, perché 5,1 pollici contro 5,5 sono veramente una differenza importante, una differenza che si riflette anche poi in una diciamo sensazione completamente diversa quando i telefoni sono nelle mani dei propri utenti, no? Sono addirittura quasi 5 mm, anzi più di 5 mm in altezza di differenza, ci sono 6 mm invece per quanto riguarda la larghezza e addirittura un bel 3 mm anche nella profondità, no? 143 contro 148 per quanto riguarda la larghezza, 70,5 contro 76,1 e per la profondità invece 6,8 contro 9,8, i 9,8 ovviamente sono quelli centrali. Molto diversa la concezione anche per quanto riguarda il disegno, al di là dello schermo curvo potremmo prendere anche la versione flat, non cambierebbe molto. Un lato completamente pulito su LG G4, pulsanti al volume invece volume rocker per quanto riguarda S6 Edge, la posizione della nano SIM qui in alto, il tasto, la porta per gli infrarossi presente in entrambi i telefoni, il bilanciamento del volume presente tra l'altro più o meno nella stessa posizione. Su questo lato il pulsante di accensione, nulla invece per LG G4, sulla parte bassa entrambi con l'attacco delle cuffie e poi per quanto riguarda la connessione dati e ricarica entrambi con micro USB, l'altoparlante invece per quanto riguarda l'S6 Edge in questa posizione, mentre LG ha messo l'altoparlante sul retro. Per quanto riguarda poi il dettaglio di ciò che sta dietro, allora fotocamera 16 megapixel per Galaxy S6, il sensore del battito cardiaco e il flash. Invece puntatore laser per LG G4, fotocamera sempre da 16 megapixel, il controllo del volume volume rocker è qui alle spalle con il pulsante di accensione, pulsanti di accensione che con il doppio tocco tra l'altro sono delle scorciatoie, in un caso per gli appunti e l'altro invece per l'accensione della fotocamera, sensore invece del colore e flash sono le ultime cose che ancora non vi avevo segnalato. Una differenza sta anche sul fronte, ma è quella della fotocamera, perché ci sono 5 megapixel per quanto riguarda Galaxy S6 Edge, 8 megapixel invece per la dotazione di LG G4. Allora, vediamo anche un'altra cosa, lo si vede immediatamente, andiamo a vedere come i due schermi sono tarati per quanto riguarda la luminosità. Vedete molto 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 più luminoso Galaxy S6, vedete che addirittura S6 ha un livello di luminosità settato più basso di quello di LG G4, eppure l'impatto di luminosità è chiaramente a favore di S6. Allora, altre caratteristiche, abbiamo detto un'altra cosa da sottolineare, 138 grammi con 155, insomma quasi 20 grammi di differenza si cominciano a vedere. Non solo, c'è anche una differenza notevole per quanto riguarda la densità, il display abbiamo detto 5,1 pollici, 5,5 pollici, qui ci sono in un display Super AMOLED addirittura 577 pixel per pollice, sono 538 pixel per pollice invece per quanto riguarda LG G4. Altra differenza, Super AMOLED con IPS, e devo dire che la cosa incredibile che ha questo Samsung è la leggibilità alla luce del sole, ottima comunque anche quella di G4, che fa un'ottima escursione per quanto riguarda la luminosità quando si tratta di affrontare la luce del sole, quindi di dare buona leggibilità ai propri utenti. Altro dettaglio che vi ho dato dunque, quello della fotocamera, 16 megapixel per entrambi, un'apertura 1.9 per quanto riguarda Samsung, 1.8 invece per LG.
LG che però aggiunge questo sensore di colore che essenzialmente insomma pone molto, porta molto la differenza, almeno così sulla carta, nella capacità di leggere il contesto in cui le foto sono scattate e quindi di poi dare il rendering delle foto con la resa appunto fotografica che dovrebbe essere teoricamente superiore per quanto riguarda l'LG G4. Poi nella pratica vedremo se questo avviene oppure no. Allora, vorrei farvi notare una cosa, ancora una volta stessa luminosità automatica settata e vedete come sia diverso l'impatto dei due telefoni, ma mettiamo entrambi con luminosità al massimo, vedete come anche in questo caso la luminosità dei due display del Super AMOLED e dell'IPS siano completamente diversi. È un bianco molto sparato quello che vediamo, aspettate che andiamo a vedere lo stesso tipo di visualizzazione sul display, è un bianco molto più sparato quello che vediamo sul Samsung Galaxy S6, ma in effetti bisogna dire che dal punto di vista proprio della diciamo attendibilità dei colori forse è un pelo più diciamo vicino alla realtà l'LG G4, che ha delle tonalità veramente comunque ben calibrate. Allora vediamo, ecco, anche qui al massimo entrambi vedete come la tonalità di bianco sia completamente diversa sui due display. A proposito, non vi ho detto anche un'altra cosa importante, che 5,5 pollici contro 5,1, qui c'è un 70,48% di screen to body ratio e invece da questa parte siamo con una ratio del 72,46%, vuol dire che la 72% della superficie è comunque rappresentata dal display. Quindi insomma vedete anche quello che trovo sia molto diversa, no? La gestione anche degli spazi sul display, i pulsanti qui sono fuori dallo spazio di 5,1 pollici, mentre per quanto riguarda LG in pratica viene ritagliato un pezzo di display per il posizionamento dei tasti di funzione. Abbiamo visto dunque, allora, hardware, vediamo la differenza Exynos contro Snapdragon 808. Allora, Snapdragon 808 l'abbiamo già visto, comunque è valido nel gestire la pagina, vabbè, qui adesso sto pasticciando io tocchinando il display, però essenzialmente insomma sono entrambi molto molto validi, funzionano benissimo, tra bomba a mano, insomma nella funzionalità di tutti i giorni. Vediamo anche nell'uscita, è difficile compararli perché ecco, vedete, però avete notato, vero, che la differenza di velocità nel uscire dal browser. Allora, ho schiacciato praticamente nello stesso momento, cerchiamo di fare allora nello stesso momento, però vedete molto più veloce da questo punto per questo genere di funzionalità LG G4. Vedete anche in questo passaggio tutto sommato banale, quello dell'apertura del drawer delle applicazioni, molto 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 più veloce LG G4, che ha fatto un lavoro di personalizzazione veramente notevole per quanto riguarda proprio, e poi soprattutto di ottimizzazione del software. Io trovo che sia molto veloce Galaxy S6, ma ogni tanto si prenda del tempo per pensare a cose che non si capisce bene quali siano. La differenza: Exynos 7 Octa 7420, Qualcomm Snapdragon 808, 8 core da una parte, 6 core dall'altra, 2100 GHz, 2.1 GHz di clock da questa parte, 1800 dall'altra. L'architettura è leggermente diversa per quanto riguarda il clock, ma poi per quanto riguarda invece la composizione ci siamo, perché abbiamo dei core con Cortex A53 e A57 che sono abbinati, sono 8 per quanto riguarda il Galaxy, sono 6 per quanto riguarda invece LG G4. Ci sono 3 giga di RAM per entrambi, in questo caso sono 32 giga tra l'altro di memoria per entrambi i prodotti, con una differenza però fondamentale che non vi ho fatto vedere, cioè quella che a differenza del Galaxy nel LG G4 si toglie la cover, c'è una batteria rimovibile
stabile da 3000 mAh. Poi arriviamo anche alla differenza sulla batteria. C'è una micro SIM e non una nano SIM come su Galaxy S6, e qui c'è l'espansione di memoria che invece su Galaxy S6 è stata rimossa. Peraltro questa cosa non ha portato la felicità in molti degli utenti di Samsung. Altra differenza fondamentale: vedete che questa misura di questa posizione, insomma questa scelta estetica molto comoda per l'impugnatura, in realtà non lo è altrettanto quando si pone il telefono su una superficie. Bisogna dire però che per quanto riguarda l'impugnatura, cioè con i telefoni nelle mani, è di gran lunga più comodo LG G4, perché i bordi smussati del Galaxy S6 Edge sono onestamente un po' fastidiosi per quanto riguarda proprio l'impugnatura. Molto più salda l'impugnatura del G4, da questo punto di vista è preferibile il Galaxy S6 Flat, che dà un'impugnatura molto più comoda. Altro dettaglio di cui ancora non vi ho parlato è la batteria, no? 3000 mAh contro 2550 mAh. Allora vi assicuro che la gara qui è con un risultato di 6-0 per il G4, cioè l'autonomia è davvero superiore nel G4 e di gran lunga. Allora, fotocamere, abbiamo detto, sono due fotocamere da 16 megapixel che si affrontano. Tempo di scatto, vedete, in questo caso molto veloce, il risultato della fotografia direi buono, ma con una differenza fondamentale. Adesso vi mostro invece quello che succede scattando la stessa foto con il Galaxy S6, che qui adesso non sa cosa mettere a fuoco, glielo dico io. Allora, Galaxy S6, intanto tempo di scatto immediato. Quando io vado a prendere la fotografia, adesso le mettiamo magari uno di fianco all'altro, le due foto, aspettate, vediamo se riusciamo a ritornarci da qui, ecco, da questa posizione. Guardate quanto diverso sia il colore della scrivania, un po' dopato il colore per quanto riguarda l'S6 Edge, un po' scuro per quanto riguarda invece G4, ma più vicino alla verità. Però guardate i contorni degli oggetti, allora è molto più veritiero il colore di G4, ma c'è questa leggera sfumatura che sembra che non sia una messa a fuoco perfetta, mentre rispetto alla realtà è un po' alterato, e lo si vede abbastanza facilmente il colore rappresentato da S6. Ma devo dire che, insomma, entrambi i telefoni un po' alterano il colore reale dell'oggetto, con S6 che dà un contrasto in assoluto migliore, una definizione proprio dei contorni di gran lunga migliore, G4 che dà colori più attendibili, ma con una leggera sensazione di sfocatura che accompagna molte delle foto che si scattano con il G4. Facciamo un'ultima prova prima che voi cadiate addormentati, stesi proprio dal tempo che stiamo spendendo guardando questi due telefoni. Una prova dedicata all'audio, però andiamo a prendere. Poi, fermi tutti. Andiamo a prendere radio number one. Radio number one. Questo è l'LG G4. Questo è il G3. Allora, noterete una cosa che complice la posizione. Allora, il volume più alto è quello del S6. Scusate, ho detto... Allora, il volume in assoluto più alto è quello del S6, ma è una sensazione data dalla posizione delle casse che si rivolgono direttamente verso di voi. LG G4 comunque con ottimo volume. Per quanto riguarda invece la definizione del suono, nessuno delle due ha una definizione che è granché, diventa molto mediosa per l'effetto di rifrazione sulle superfici il suono di LG G4. Allora, ricezione, secondo me, allora su questo io ad esempio ho letto alcuni di voi che mi dicono di problemi grossissimi di
di eccezione per quanto riguarda LG G3 e questo va bene. Su LG G4 i problemi sono stati completamente risolti. Ho letto anche qualcuno di voi che mi ha detto di grossi problemi di ricezione con S6. Io su quello però non sono sulla vostra lunghezza d'onda, perché non ne ho mai avuti. Anzi, in realtà S6 secondo me, sia nella versione flat che edge, ha un'ottima ricezione. Vorrei farvi notare una cosa: abbiamo iniziato entrambi le recensioni con entrambi i telefoni al 100%. Guardate cosa ha consumato, ve lo faccio vedere io da vicino perché forse così è praticamente impossibile. Guardate che punto siamo con LG G4 e guardate come siamo con il Galaxy S6. Praticamente con quasi 10 minuti di schermo acceso, certo poi ci sarà un momento in cui comincerà a scendere più velocemente, però veramente i consumi di LG G4 con il display, forse anche per questa taratura, per cui vedete che la tonalità di luminosità media è molto più bassa, per cui risparmia molta batteria. Altra differenza fondamentale: qui dentro c'è già lo standard di ricarica senza fili che è compreso, praticamente tra virgolette incorporato, compreso nel prezzo, mi verrebbe da dire. Invece per quanto riguarda LG G4 bisogna usare la Quick Circle, quindi la cover esterna, per avere la carica wireless, che non è più incorporato invece nel telefono in modo nativo. Quindi insomma, abbiamo visto questi due prodotti uno di fianco all'altro, è una bella sfida. Allora, più bello probabilmente dal punto di vista estetico il Galaxy S6, però bisogna dire che per batteria, ricezione e per svariate altre ottimizzazioni, compresa anche la velocità del software, LG G4 questa volta rappresenta un competitor veramente di altissimo livello. Poi è vostra la scelta per quanto riguarda la dimensione del display, i materiali, insomma la parte estetica, però dal punto di vista e anche la parte estetica dell'interfaccia, a me quella di LG piace, ma relativamente, però bisogna dire che il prodotto è stato fatto in modo veramente strepitoso. In questa competizione direi che bisogna nominare come vincitore LG G4.